io Filippo. Sì, sì, vai, vai, tranquillo, vai, tranquillo. C'è partito. Allora, grazie di essere qua, buonasera. Ringraziamo i nostri ospiti che interverranno dopo, Stefano Zito che è all'AS Regione Sicilia, Barbara Lizzi al Senato che è la portavoce, Lizzi, che è la portavoce al Senato, Commissione Bilancio, Sviluppo Economico e Benessere Sociale, e la nostra Maria Mazzana che è la nostra portavoce alla Camera, Commissione Istruzione. Giusto? Grazie. Allora, intanto per chi non mi conosce, che non è venuto la volta scorsa per la presentazione, sono Giuseppe Papa, sono stato scelto come candidato al sindaco del Movimento 5 Stelle ad Aula e siamo qua per parlare di tutto quello che può essere l'amministrazione dei 5 Stelle. Infatti oggi il nostro titolo è questo: nessuno deve rimanere indietro, un'amministrazione a misura di cittadino. Cosa vogliamo? Praticamente i nostri punti fondamentali saranno la trasparenza, quindi la trasparenza, ogni cittadino deve essere parte integrante del comune e deve sapere la verità su tutto, come vengono spesi i soldi del comune, dove vanno a finire, quando viene a costare un appalto pubblico. Deve essere la trasparenza la base di tutto. Dopo 5 anni che ci sono state le precedenti amministrazioni, si sono ricordati oggi, a 42 giorni dall'elezione, che esiste la partecipazione, che esiste la legalità, che esiste l'onestà e che esiste la trasparenza. Ma nei 5 anni prima, nei 30 anni prima, se non portavano questi valori il Movimento 5 Stelle non esisteva. Ad oggi tutti parlano di partecipazione e dicono che il cittadino deve partecipare alla vita del comune, ma questi sono punti fondamentali che ha portato il Movimento 5 Stelle avanti e che li propone ad oggi e li proponiamo noi come linea generale nazionale, quindi pure ad Aula. Ad oggi si sono ricordati che esistono questi valori: la partecipazione, la legalità, l'onestà e la trasparenza. Ogni cittadino deve sapere come vengono spesi i loro soldi, deve sapere tutto, dall'A alla Z, se una cosa è fatta bene e una cosa è fatta male, perché tutti devono sapere cosa c'è. Noi, come ben sapete, siamo l'unico movimento che ci presenteremo ad Aula con 24 candidati, 24. Uno dice: perché gli altri come si presentano? Gli altri si presentano con multi coalizioni, sotto nomi di liste civiche. E qual è la differenza tra il Movimento 5 Stelle e tra questi pseudo liste civiche? Che il Movimento ha 24 persone. Queste 24 persone, l'ultima volta ho detto che sono persone libere, che sono persone certificate e persone pulite. Cosa significa? Dici: ma qua tutti siamo liberi. Sì, però certificate che ogni singolo componente della lista, ogni singolo componente della lista è venuto da noi liberamente, nessuno è andato a bussargli a casa e dirgli: senti, se ti metti una lista 30 voti ti do il lavoro. Non esiste, il lavoro non si dà per voto, il lavoro si dà o per diritto o per competenza. Perché in Aula, come in tutte le parti d'Italia, è nata una bella cosa: i diritti sono scomparsi, c'è solamente un favore, c'è amico, se mi fai il favore, bene. Se non mi fai favore, niente. Invece questa cosa deve scomparire. Ci deve essere il diritto. Ognuno, il meccanismo si deve avviare. Per ora il meccanismo è bloccato. Il favore fa andare avanti la rotella. Invece no. Dobbiamo, ogni cittadino, quando va in un ufficio pubblico, deve andare a spiegare una cosa, ha bisogno dell'amministrazione comunale, non lo deve fare perché deve chiedere al vicino di porta o all'amico a casa il favore. Perché ogni cittadino paga le tasse e dà un diritto, e quel diritto va esercitato. Poi la lista certificata, a differenza degli altri, qual è la differenza? Che ogni singolo candidato è venuto liberamente, poi spiegate il motivo. E non solo, siccome noi ci autofinanziamo, ogni candidato della nostra lista ha messo le mani in tasca, abbiamo messo 100 euro all'uno per farci la campagna elettorale e finisce là. Come se dove arriviamo mettiamo un punto, non faremo niente di più e niente di meno. La lista certificata significa pure che ogni componente della nostra lista è stato messo in RGX ed è esente da ogni pendenza e precedente penale e non ha indagini in corso. Nessuno è stato indagato per truffa, nessuno è stato indagato per turbativa d'asta. Puliti, tutti puliti.
non c'è nessuno che è fuori Dio e sono venuti liberamente. Ad oggi, con questo fatto dei favori, non favori, sembra che siamo all'era della quando c'era il re. Il re aveva i sudditi e i sudditi non potevano parlare, giustamente, perché dovevano portare la loro, il loro lavoro al re. Poi c'è stata l'avvento della Repubblica, hanno scelto liberamente se fare parte della Repubblica e o fare parte della monarchia, e il popolo italiano è stato l'unico giorno che era libero e ha scelto di fare parte della Repubblica e abbiamo avuto la Costituzione, giusto? L'unico giorno. Ad oggi invece siamo passati di nuovo nell'era pseudo-monarchica, perché come può essere che una persona, chiunque essa sia, dice non ti preoccupare, ci penso io, il mio pacchetto vuoi. Quindi significa che quella persona c'è dei sudditi, non ha persone libere, perché c'è chi decide per lui. Perché? Siamo sempre là, uno deve alzare la testa e dire basta, perché se sempre si continua col favoritismo non riusciamo mai ad arrivare da nessuna parte. Perché uno dice ah, io devo andare al comune, devo andare a fare il bene dei cittadini. Un conto è andare a fare il bene dei cittadini su come sono le cose, un conto è dire ah, allora il bilancio del comune sono intorno ai 25-27 milioni di euro l'anno, ci sono 25-27 milioni di euro l'anno da spendere, ma come li spende il comune? Chi partecipa ai bilanci per vedere come vengono spesi determinati soldi? Nessuno, perché ora si ricordano che c'è la partecipazione del cittadino. Il 12 giugno il cittadino non esiste più, finiamo. La politica nasce per servire il popolo, non nasce per essere per servirsi del popolo, perché l'articolo della Costituzione che dice? L'articolo numero 1, la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei limiti della Costituzione. Non c'è scritto che la sovranità appartiene ai politici che l'esercita con un pacchetto dei voti. Ci siamo fino a qua. Quindi noi abbiamo in mano un treno che sta passando, possiamo chiamarlo treno del cambiamento, possiamo chiamarlo voto di protesta, possiamo chiamarlo come vogliamo. Abbiamo tre date per salire su questo treno per cambiare questi meccanismi. Uno è l'11 giugno, ma dite in mano e si va a votare. Se si sceglie di nuovo di fare parte di questo sistema, nessuno ha il diritto di lamentarsi. Abbiamo il 5 novembre con le regionali e ci sarà presente pure il Movimento 5 Stelle in prima linea. Perché uno deve votare il Movimento 5 Stelle? Non lo deve votare perché mi piace il Movimento 5 Stelle, perché ci sono stati cittadini prima di noi che ci hanno messo la faccia e hanno denunciato il sistema corrotto che c'è, come l'ultimo è stato il fatto delle ambulanze, se non c'erano loro, chi ve lo diceva? Come tutte le altre cose che ci sono state al Parlamento e negli altri comuni, avete visto la Comenzi? Siccome ci stanno le carte da analizzare, gli hanno dato il comune a fuoco, non è che possono uscire quello che hanno combinato dai 5, 15, 10 anni, 30 anni. E poi l'anno prossimo abbiamo l'appuntamento con le nazionali. Ma questa è l'ultima volta, questo è l'ultimo treno che passa. Tutti i cittadini che ci stanno mettendo faccia e volontà. Ora me ne posso poi riprendere la parola a voi. L'opposto rispetto a quello che hanno scritto, che hanno detto in campagna elettorale, che
l'idrogeno, energie rinnovabili, quindi si deve andare in questa direzione, ce lo chiede l'ambiente, lo chiede la nostra salute, lo chiede i nostri figli, sono tante le motivazioni, la tecnologia adesso è abbastanza sviluppata per consentire un approvvigionamento energetico tramite fonti rinnovabili, e invece che cosa fa il nostro governo? Continua a perseguire la via dei fossili, delle trivellazioni, delle piattaforme petrolifere. E tra l'altro firmiamo pure degli accordi a livello internazionale, quindi non solo prendiamo in giro noi stessi, ma prendiamo in giro anche gli altri paesi, dicendo appunto che ci impegneremo in questa direzione, e poi puntualmente il governo e la maggioranza invece si fanno beffe di noi e di questi impegni. Quindi la coerenza è per noi un valore fondamentale che perseguiamo quotidianamente, e le nostre azioni, anche a volte un po' così vivaci, proprio per far sì che quella problematica venga sollevata, lo testimoniano tutti i giorni. E c'è un'altra cosa che ci contraddistingue, è il fatto che noi, sia a livello nazionale che regionale che locale, ci presentiamo con una unica lista che ha un nome ben preciso, che è il Movimento 5 Stelle, che ha dei principi, dei valori, delle finalità ben precise e che si possono racchiudere nel perseguire il benessere del cittadino, cittadino inteso come lavoratore, come componente familiare, come membro di una comunità. Noi ci impegniamo a fare questo. E invece gli altri partiti, ormai tra l'altro si travestono anche sotto forma di liste civiche, ora addirittura il candidato sindaco uscente sarà sostenuto da 7 liste civiche diverse. Quindi stiamo parlando della trasformazione di un momento importantissimo di democrazia, un momento quindi elevatissimo per una comunità, in una vera e propria spartizione, lottizzazione di voti e di poltrone, cosa che per noi è assolutamente scandalosa e condanniamo. E lo facciamo con i fatti. Con i fatti abbiamo un unico simbolo, un programma che poi si declina sui territori, sempre secondo il nostro faro, che è il benessere della comunità, l'aiuto di chi ha più bisogno. E le opportunità per tutti, uguaglianza di opportunità. Io qui vi ho parlato la volta scorsa dei servizi di istruzione, del fatto che devono essere erogati in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, e quindi anche su questo territorio deve essere garantito un livello minimo di trasporto scolastico, di mensa scolastica, di asilo nido. Un altro aspetto importantissimo sia per la crescita, sia quando si è piccoli, perché si hanno delle opportunità di crescita stimolanti che altrimenti magari solo in ambito familiare non si possono avere, sia perché la stessa Commissione europea ha dichiarato che quando parliamo di servizi per l'infanzia non parliamo semplicemente di cura, assistenza, ma parliamo di educazione, quindi di un diritto all'educazione che deve essere garantito a tutti i cittadini, quindi tutti i bambini che ci sono sul territorio italiano. E non ci sono bambini di serie A, di serie B, quindi bambini che vivono in Sicilia, ad Avola, devono avere le stesse opportunità dei bambini che vivono ad esempio in Emilia Romagna, dove c'è invece un livello superiore di questo servizio, anche perché serve anche per garantire poi la frequenza di tutto il percorso scolastico senza un abbandono prematuro, quindi svolge anche un'attività di prevenzione.
Quindi adesso non vi parlerò di questo, ma voglio dirvi un'altra cosa prima di passare la parola ai colleghi, una cosa che è molto importante per un'amministrazione virtuosa e che fa il bene della collettività, è quello di spendere bene i soldi pubblici. Quindi quando parliamo di spendere bene, di amministrazione virtuosa, parliamo di trasparenza, come diceva prima Giuseppe, e soprattutto di realizzazione di opere, di interventi che siano condivisi, servono effettivamente alla comunità e vengono poi effettivamente compiute queste opere. Io so che ad esempio qui ad Aula c'è un centro agrario su cui sono state destinate parecchie risorse, ma che alla fine è stato realizzato solo sulla carta, ma non è con qualche ristrutturazione, ma alla fine non è in pratica effettivamente funzionale. Quindi questo è un esempio in cui vengono spesi dei soldi pubblici, ma non in maniera efficiente, quindi non per restituire un bene, un servizio, un'opportunità alla comunità. Mi viene da pensare anche al discorso dei rifugi per i cani. E a Noto, ad esempio, l'altro giorno abbiamo fatto proprio un sopralluogo con il collega Bernini, abbiamo visto come questa struttura dove vengono ricoverati i cani, questa struttura, coloro che si occupano di gestire questa struttura, ricevono ogni anno circa 40.000 euro. Noi siamo andati a vedere le condizioni della struttura, soprattutto dei cani, e abbiamo visto come queste condizioni sono assolutamente degradate, non sono assolutamente buone per appunto la, fanno appunto emergere una cura effettiva di questi animali randagi, quindi il servizio, quello per cui praticamente vengono destinati appunto fondi pubblici, effettivamente non viene compiuto. Io quindi vi sprono, vi invito a prepararvi a questo momento importantissimo della scelta del candidato a sindaco, della lista che poi amministrerà questa città, con molta attenzione, quindi guardando alle persone e guardando alle proposte, guardando alle persone, perché poi quelle proposte devono essere effettivamente realizzate, portate avanti con tutti i valori di cui si diceva prima: onestà, lealtà, trasparenza, coerenza. E poi guardate al programma, perché comunque il sindaco è una figura fondamentale per un territorio, perché dal sindaco dipendono ad esempio effettivamente le opportunità di lavoro, dipende la garanzia del diritto alla salute, dipendono in pratica i servizi pubblici, sia relativi ad esempio al trasporto pubblico che quelli relativi appunto all'infanzia, ai servizi scolastici. Quindi accingetevi appunto a questo momento importante con l'informazione, con tutte le informazioni necessarie e con uno spirito libero. Con uno spirito libero, perché il voto è un diritto, è un dovere del cittadino e va espresso liberi da condizionamenti, quindi da persone che gli hanno potuto promettere delle cose piuttosto che delle promesse, insomma, che niente hanno a che fare con la libera espressione del diritto alla cittadinanza. Quindi
visto e verrà reso pubblico. Non è un programma fatto come lo fanno gli altri, copia e incolla, 40, 50, 60 pagine leggibile. Il nostro è stato fatto raccogliendo i dati nei vari anni, nei vari mesi, soprattutto il mese di marzo. Se avete visto su Facebook, c'erano degli incontri programmati esclusivamente per raccogliere tutte le idee e le proposte nella mente che ci sono state, quindi abbiamo composto questo programma per i cittadini. È un programma elettorale del Movimento 5 Stelle, ma è dei cittadini e per i cittadini, perché l'hanno fatto loro. Infatti il nostro titolo del programma elettorale non è una cosa sorda che si sente dire, è per aumentare la qualità di vita dei cittadini, perché ad aula ci viviamo noi. Noi dobbiamo costruire aeroporti, cose eccezionali, accentrati esclusivamente sul cittadino. Come cercare di abbassare le tasse, come cercare di non fare più sprechi, come soprattutto non esternalizzare tutti i servizi, perché ad oggi uno consuma tutti i soldi del bilancio perché tutti i servizi sono esternalizzati dall'A alla Z. Non c'è nessuno che ha fatto dei dipendenti comunali, ma non perché non lo vogliono fare. Non lo voglio fare, è perché gli viene imposto che lo devono fare le vite esterne, perché con le vite esterne si creano quello che si deve creare. Uno dei tanti nostri punti, infatti, è come la trasparenza, l'onestà. E cosa abbiamo parlato l'altra volta? Della partecipazione, di una democrazia partecipativa. Infatti il primo punto del programma è il rapporto con il cittadino, l'inserimento del question time. Che cos'è? Il cittadino giornalmente dice: mi potete dire per favore quanto è venuto a costare quest'opera pubblica? Scendo dal Viareggio, vedo quattro aiuole con un po' di cemento sulla testa, o vedo le torrette, scusate, ma questi lavori che ne sto facendo? Questi lavori quanto vengono a costare? Quattro aiuole, la sistemazione di una banchina è 50.000 euro, chi lo sa? Lo sappiamo noi perché ci scarichiamo la tenere. Lo sappiamo noi, però è giusto che il cittadino deve sapere come vengono spesi i loro soldi e si deve dare risposta. Altro punto fondamentale, i rapporti col cittadino devono essere al 100% col cittadino, perché come hanno detto l'altra volta Stefano, noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Troviamo una situazione critica, una situazione disastrosa, perché abbiamo debiti, i soldi si sono finiti in 4 mesi con i dati desunti dal sistema del Ministero delle Finanze, sono stati spesi 16 milioni di euro ad aula, non vedete come, perché ce ne vengono, non finisce mai. Questa è la situazione. Un altro punto fondamentale che tutti vogliono, qual è? La sicurezza. Dici, c'è un progetto legalità, Unione Europea, non ci vuole la coscienza per stilare un progetto e dire videosorveglianza comunale, dove la voglio, all'ingresso e all'uscita del paese, nelle piazze, nelle scuole, così sappiamo e abbiamo un controllo del territorio. Però i fondi stanno all'Europa, sono fondi gratuiti che non gli dobbiamo dare interessi, sono soldi che ci vengono regalati, però il progetto non lo facciamo perché non è un mutuo, non è un debito. Poi con la sicurezza, io ora faccio dei cenni del programma, non lo dico tutto, essendo sulla sicurezza abbiamo altri tipi di punti che sono sempre del cittadino, perché ci vuole. Poi andiamo sul bilancio di tributi. Abbiamo il baratto amministrativo. Il cittadino che cosa fa? Non posso pagare l'acqua, non posso pagare la spazzatura. Per quest'anno forse ci salviamo, Ma chi non la può pagare, che ha un reddito che non ci arriva? Perché tra l'acqua e spazzatura la famiglia media fa 800 euro quasi l'anno. Offre il proprio servizio, la propria competenza, il proprio, si chiama, lavoro socialmente utile al comune. Arriva l'imbianchino, arriva chi sa dipingere, arriva il muratore, l'elettricista, e offre il suo servizio per il comune. Tanto se non la può pagare prima, non la può pagare dopo. Però c'è una pecca, quella povera persona che non può pagare perché, come mi hanno detto a Santa Venera, non può stare avvignato sopra un fornello. Che non gli mettono forma amministrativa una macchina e la sente non gli aumenta le tasse. Quindi viene introduciamo un baratto amministrativo, offrirà il suo servizio al comune. Che quant'è l'acqua? 280 euro. Si scorpora 280 euro, che c'ha 400 euro di spazzatura, si scorpora 400 euro, tanto non la può pagare. Per pagare è pagato, faccio lavorare la persona per un determinato tipo di servizio, i soldi comunali dell'esternalizzazione della ditta del servizio non vengono spesi e abbiamo due ingressi, uno che si è pagato la tassa e due i soldi che sono rimasti nelle casse comunali.
baratto amministrativo. Numero due, strategia rifiuti zero. Io sono stato 4 anni a Bolzano. Bolzano lo sapete perché è la città più ricca di tutti, perché non ci sta politica, ci sta il commissario è in tedesco. Un euro non viene speso fuori di regola, poi andate a Bolzano, è la città più bella che c'è, per la qualità di vita. Un commesso qua da noi lavora 300 euro un mese, là un commesso 4 ore 1600 euro. È vero che gli affitti sono cari, tutto caro, però si vive dignitosamente. Là ho visto il sistema dei rifiuti, ognuno ha la propria schedina, riciclano tutto. La plastica, arrivi, butti la schedina, e l'umido, prendono e lo fanno, lo trasformano in un compost e diventa fertilizzante, tutto a costo zero. Si vendono tutto. E là, più tu ricicli, ma non che devo andare là, devo fare 4 ore di fila, devo andare a smaltire il rifiuto. Là, più tu ricicli, più guadagni, più ti aziende la bolletta. Ed è una cosa giusta, si chiama strategia di rifiuti zero. Se vi collegate su Wikipedia c'è scritto tutto, non si scappa. Si ricicla tutto, tutto. Però è una cosa che si può fare piano piano, perché sempre come abbiamo detto, la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Però esiste, si può fare, ci vuole delle cose solamente volontà. Dopodiché, giustamente ce lo vuole, no? Perché come hanno fatto le loro nazionali, come il reddito di inclusione si chiama. Di inclusione, giusto? Questo praticamente è un reddito di cittadinanza girato in un modo diverso, perché ci stanno le elezioni, ma quando lo promuovono. A tavola pure ci sarà il reddito di cittadinanza già messo nel regolamento per 100.000 euro. Praticamente uno dice, ma 600.000 euro dove li prendo? Uno va a sfogliare sempre i dati del Ministero delle Finanze e va a vedere trasferimento, sono due voci del capitolo che sono i soldi che vanno dai servizi sociali alla cittadinanza. Ma con 100.000 euro, che il reddito di cittadinanza devi dare? Vuoi garantire a ogni persona almeno la dignità di prendere in un anno, in 12 mesi, 450 euro al mese, almeno per vivere il minimo? Dici, ma soldi non ce ne stanno. Vedendoli dall'esterno, sembra che i soldi ci stanno. Sembra. Infatti uno deve fare uno studio approssimativo, perché sempre non esternalizzando i servizi, ma facendoli fare al comune, già i soldi li trovi. Se il reddito di cittadinanza come funziona? Ci deve essere un lavoro socialmente utile pure dato al comune. Quindi quelle persone ti fanno le stesse cose che ti fa la ditta. E quindi sì, quelle persone possono lavorare, possono dire, come ha detto Vecchietta a Sant'Elena, questa sarà migliore. Però è sempre una cosa che non possiamo fare a giugno, se abbiamo la futura, mettiamo piede e domani c'è. Ma si deve avviare uno studio entro un anno, 18 mesi, come poter avviare tale sistema. Poi andiamo sull'istruzione, abbiamo messo dei vari sportelli per i bambini che hanno problemi di bullismo e sociale. Per il turismo, l'abbiamo detto la volta scorsa, dobbiamo avviare un turismo destagionalizzato e internazionalizzare la città, ma come? Con l'informatica, con la tecnologia si può fare tutto. Noi già abbiamo scritto il progetto, abbiamo scritto tutto. Praticamente creare una piattaforma dove tu racchiudi tutta la città e la butti al mondo. Poi le persone vengono da sole, però la voglio spiegare nel dettaglio successivamente, perché sennò poi faranno proprio in gola. Poi abbiamo, sempre nell'ambito dei servizi sociali, vogliamo creare una struttura dove tutti possono venire se hanno bisogno, come interventi sociosanitari, interventi infermieristici, riportare la guardia medica ad Avola. Se una persona non può raggiungere l'ospedale di notte, sa che dentro il paese trovo come andare. Questo è il programma che è stato fatto dai cittadini. Noi non cerchiamo cose assurde che non ci possiamo arrivare. Ci stanno tanti progetti che sono a costo zero. Prima Maria parlava del canile. Siccome giustamente a noi ci piace spulciare su internet, c'è stato un bando. Un bando per l'assegnazione di 100 cani e un canile. E l'hanno mandato a tutta la provincia che voleva partecipare. Per 10 mesi, 100 cani, 50.000 euro. Siccome ci piace sempre succedere su internet, un canile prefabbricato costa 50.000 euro, con le gabbie, tutte le norme sanitarie, igiene e tutto, perché allora abbiamo il rifugio sanitario. Quindi vogliamo rivalorizzare il rifugio sanitario e creare un canile comunale con niente,
Perché io devo dare all'associazione, a una ditta, 100 cani per 10 mesi? E dopo 10 mesi, se poi non si possono pagare, che facciamo? Così ce l'abbiamo di proprietà e siamo noi che investiamo i soldi dagli altri, non noi che li dobbiamo dare agli altri. Perché il comune deve essere interpretato come un'impresa, deve fornire servizi e deve ricevere soldi. Passiamo alla sera. Il nostro portavoce è la regione. Secondo voi questo 16 centesimi? 20% in meno. 20% se va bene.
anche bene, poi nella contrattazione si scende un bel po'. Questo è quello che succede, ma i soldi chi li metteranno? In questo caso i cittadini, ma chi in particolare? I pensionati della regione, i pensionati regionali. Noi ci siamo opposti, anche perché questa cosa non è che stiamo parlando di bruscolini. Sapete di quanto stiamo parlando? 177 milioni di euro. Che ovviamente se non potranno essere coperti totalmente, cioè nel senso poi effettivamente si accorgeranno che ci sarà una svalutazione dell'immobile, tra parentesi, questi immobili, la gran parte di loro non hanno mai avuto manutenzione, quindi oltre a essere passati 10 anni da quando sono stati acquistati, oltre al fatto appunto che il mercato comunque si è crollato, c'è anche uno stato di manutenzione che non è chissà, non è dei migliori, diciamo così. Quindi quella parte là, loro hanno detto no vabbè, se poi alla fine il prezzo è cambiato, la regione siciliana, ma che va, interviene l'IRFIS, che è una partecipata della regione siciliana. Quindi stiamo andando a distruggere non solo il fondo pensionistico regionale, ma forse stiamo andando a distruggere anche la partecipata, che qualora questa cosa non dovesse andare in posto perché non riesce a compensare questi 173 milioni di euro, dovrà uscire 53 milioni di euro. Così le fanno. Certe volte sfasciano le cose, anche l'altra volta vi raccontai il fatto di Pacchino, sfasciano le cose e ora questa la stanno sfasciando con una manovra fantastica, perché 177 milioni, potrei capire, è una manovra bellissima, dicendo ma sono serviti per salvare i disabili. Ok, ma omettono di dire che spesso vengono persi soldi anche dei fondi sociali europei, che prevedono anche investimenti per i sociali, per il sociale e per il sanitario. E per altre iniziative, questo non lo dico, un esempio. Altro esempio che hanno fatto in questa manovra è noi abbiamo un caso particolare, se non mi sbaglio nel 2000 vengono istituiti, perché era durante una crisi diciamo occupazionale regionale, vengono fatti dei contratti che poi erano più che altro non dei contratti ma dei sussidi dati alle persone. Queste persone erano nel bacino dei PIP, si chiamavano. L'anno dopo scompaiono in tutte le province, andando a Palermo, tutta la Palermo ci sono solo 3.000. Noi abbiamo fatto una battaglia perché secondo noi è un'ingiustizia da questo punto di vista, perché non perché ce l'abbiamo con i lavoratori, perché poi più che altro appunto è un sussidio. Parte di questi lavoratori era gente uscita dal carcere che non aveva problemi di lavoro e quindi lì si trovava un sostegno. Potrebbe essere anche meritevole. Il problema è quello che noi nel 2013 eravamo riusciti a inserire una piccola norma per dire scusate, va bene, li vogliamo garantire, però con una condizione. Nel momento in cui delinquono di nuovo escono fuori dal bacino e quindi non possono avere più questo sussidio. Benissimo, hanno eliminato quella parte, ora in questa finanziaria, quindi anche chi ha commesso reati dal 2013 in poi sarà inserito a quanto pare in questo bacino e potrà prendere sussidi. Ecco perché spesso noi diciamo, e lui lo dice in maniera molto più marcata, l'onestà è importante, perché l'onestà non è solo quella che uno pensa legata alla corruzione, è anche un'onestà intellettuale per cui certe cose non devono essere fatte perché non hanno una logica, vedi quello del fondo pensionistico, però si continua a perseverare perché in questo periodo tutto deve andare bene, nessuno si deve lamentare. Però se andate poi a prendere quella finanziaria sugli investimenti non c'è assolutamente niente, non ci trova un deposito, un ponte, qualche cosa, però sugli investimenti non c'è niente. Abbiamo le strade, tu sarai fortunato che sei fatta la Siracusa Catania come autostrada, ma se tu provi a andare da Siracusa diciamo a Trapani, andandoci alla zona sud, se parti oggi forse arrivi domani, perché e non solo, la parte tutta a sud, non so chi di voi lo sa, non è neanche completamente elettrificata per quanto riguarda il trasporto con treno, non abbiamo neanche tutta la parte elettrificata, queste siamo le condizioni, ma noi dobbiamo anche cominciare a cambiare testa, l'abbiamo detto l'altra volta, io qua c'ho un amico, lui è stato antesignano da questo punto di vista, ma io ho ad esempio uno scooter elettrico. Ho deciso, non mi posso permettere una macchina elettrica perché ancora costa, ma uno scooter elettrico, ma uno scooter, non una bicicletta per la sì, uno scooter bello. È già una forma di scelta politica.
che vuole prendere quelli delle grandi istituzioni che non si sa se vengono dalla Cina o dalla chissà dove, quello è una scelta di mobilità. Ovviamente io non inquino come inquino una macchina a benzina. Dice, ah, però ci andiamo tutti, se rimani per strada che fai? Certo, perché ancora noi in Sicilia, ad esempio, non abbiamo le colonnine come ci sono in altri paesi civilizzati. I paesi civilizzati, per l'Olanda, dal 2025 in poi in Olanda non si potranno vendere più macchine a benzina e a diesel. Allora, sono quelle cose, ma sono pazzi loro? O siamo pazzi noi che ancora continuiamo a pensare che quella sia la soluzione, che la mobilità sia la macchina a benzina, forse c'è qualche cosa di alternativo? Noi purtroppo abbiamo questa mentalità ostilizzata a cui tutti quelli che poi vi parlano, vi fanno credere che il lavoro sia la piattaforma petrolifera che andranno a costruire a destra, a sinistra, sia la soluzione per portare occupazione. Forse non mi hanno detto che alcune, ad esempio, le piattaforme petrolifere sono teleguidate, quindi non c'è nessuno là sopra, ma vengono gestite da pochissime persone direttamente, diciamo, da terra. È dimostrazione che neanche spesso quelli di Greenpeace salgono in queste piattaforme appendono le loro carte, ma non ci sarebbe possibilità, se c'è qualcuno che lavora là, io non glielo permetterebbe, invece questo accade. Quindi dobbiamo cominciare a vedere anche forme di lavoro diverso, perché secondo voi andare a comprare lo scooter elettrico si crea un nuovo mercato. E poi è bellissimo camminare e non sentire il rumore di nessun genere di motore a scoppio, non inquini, consumi di meno, io praticamente con 60 km fai con 75 centesimi. Ad oggi la benzina è arrivata, se te la fai tu, a 1,55 euro, 1,56 euro, se la fai il benzinaio arriva anche come 70 euro 80. Quindi anche non solo mi inquino, ma io risparmio. Quindi in termini noi, vedendo da questo punto di vista. Ma tornando sempre alle altre iniziative, noi, lui ha parlato dei programmi, io non vorrei parlare troppo delle proposte che abbiamo fatto noi, perché voglio sfruttare l'occasione della presentazione del programma. Però vi accendo qualche cosa, noi siamo nel mondo dei paradossi. Ad esempio, voi avete approvato quello che è il Corpo Forestale Nazionale. Voi, ma il governo. Il governo. Voi, a livello nazionale. Noi abbiamo lottato contro di noi. Perfetto, noi ce l'abbiamo ancora. Dici perché? Perché noi siamo un istituto speciale e abbiamo ancora il Corpo Regionale Forestale, che ha un costo. Il problema è che ora a livello giuridico si potrebbe creare un problema, perché se io vado a cercare di contrastare il bracconaggio, contrastare, diciamo, le forme, anche controllare il territorio, perché loro controllano molto il territorio, anche nei mercati, quello che vendi, quello che non vendi. Se mi viene a fare la multa tu, e se un corpo che a livello nazionale non esiste più, potrebbe essere pugnato, e quindi quelle multe sono totalmente nulle, potrebbero essere. Questi sono i paradossi di una regione che è completamente scollegata dai cittadini in primis, ma è scollegata praticamente da tutto. Noi abbiamo detto, scusate, o abbiamo lasciato a loro, o comunque sia cercato una deroga con lo Stato in modo che queste persone possano lavorare meglio, invece così non è. Anzi, siamo riusciti a, questo è uno degli esempi, qualche proposta è riuscita a passare, delle nostre, con grandi difficoltà. Poi non so se sapevate che noi, essendo sempre la regione del statuto speciale, piccola premessa, lo statuto speciale è una cosa che per noi potrebbe essere importantissima. Il problema è che è stato utilizzato non per fare rimanere soldi ai siciliani qua in Sicilia, ma solo per ricevere o meno determinate leggi a convenienza. Una delle leggi che poi siamo riusciti, meno male, a demolirla, era quella sui quartieri, ad esempio. I quartieri a livello nazionale, sotto i 250.000 abitanti, le città non hanno quartieri. Puoi organizzare un comitato di cittadini, ma non esiste la figura del consigliere di quartiere, tutte queste storie qua. In Sicilia ancora sì. Il comune di Siracusa va a finire sul libro di Gian Antonio Stella, ora mi sta prendendo come si chiama, il libro della casta. La casta, scusate, perché il comune di Siracusa ne aveva 9 con 120.000 abitanti. Quando prendeva a Palermo, tanto per fare un esempio. Allora lì con tante
anche nelle liste dei quartieri, avere praticamente tutte le persone, una persona per ogni casa candidata, possibilmente servirà anche questo. Perché poi quando è al consiglio di quartiere non gli dai il potere di spesa, non gli dai il potere decisionale, non gli dai nessun tipo di prerogativa, non serve praticamente a nulla. Però nonostante ciò servivano solo nel periodo elettorale. Siamo riusciti a fare passare quelli, siamo riusciti a fare passare una norma dove noi avevamo un'altra caratteristica, cioè avevamo noi rispetto a tutta Italia due figure in più a livello sanitario, che era il coordinatore sanitario e il coordinatore amministrativo, cose che non esistevano in Italia e costavano più di 1.000.000 di euro l'anno. Siamo riusciti a farli saltare in modo rocambolesco effettivamente, perché forse non ci sono accorti loro di quello che stavano votando per una volta, e ci è andata bene perché abbiamo votato qualche poltrona. Questo per dirti che spesso quello che serve è il buon amministratore, che fa tagliare quello che non serve, va a razionalizzare quello che abbiamo e cerca di impegnarsi il più possibile in prima persona per cercare di risolvere i problemi, e loro sì si risolvono, non solo con le promesse che si fanno 6 mesi prima delle elezioni, ma non facendo vedere gli ultimi 6 mesi che tutto va bene, perché altrimenti mi stanno prendendo in giro, non mi stanno rendendo capaci di cominciare a comprendere qual è la realtà. Anzi, ora qualche questo meccanismo un po' si è rotto, perché la gente si è indignata, perché mi è venuta a mancare quella che è la libertà, come diceva Maria. E Calamandrei diceva che la libertà è come l'aria. Appena ricomincia a mancare, capisce la sua importanza. È benissimo, nel periodo in cui c'erano tanti soldi e si sperperavano, forse nessuno di noi questa cosa la notava. Vabbè, voto Tizio, voto Caio, tanto un lavoretto ce l'ho. Ora che le cose vengono a mancare, che l'economia sta crollando, e ci siamo accorti che forse quella libertà che avevamo non era libertà. Eravamo solo in mezzo alla nebbia, e ora piano piano una piccola luce c'è, e se tutti insieme cominciamo ad aumentare quella luce, forse un bel raggio di sole riusciremo a farlo passare attraverso di noi. Altrimenti ci abbiamo provato, ma poi i vostri figli si arrabbieranno tantissimo quando cresceranno. Grazie. Grazie. Ora passo la parola alla nostra portavoce serale, Barbara, che alla Commissione del Senato Bilancio, Sviluppo Economico e Benessere Sociale. Buonasera a tutti. Grazie al gruppo per questo invito, insomma, che mi permette di parlare di questa bellissima città. Allora, qui oggi abbiamo accennato un po' anche al reddito di cittadinanza, che per noi, come lo diciamo sempre, sarebbe l'unico strumento in grado di liberare soprattutto gli elettori a livello amministrativo. Perché io sono come voi meridionale, sono pugliese, e c'è ormai questa prassi consolidata che il voto non è altro che una merce di scambio. Ormai ci danno sempre meno, ci danno la busta della spesa, ci danno la ricarica telefonica, ci danno un lavoretto che prima era anche a tempo indeterminato, adesso si parla di 2, 3, massimo 6 mesi di lavoro in qualche partecipata che viene detenuta dal comune, perché di questo ormai si sta parlando. Ed è per questa ragione che però noi vorremmo che venisse introdotto il reddito di cittadinanza. Però fatevi anche un po' di domande. Io provengo da un paese, io sono proprio di Lecce, però abito adesso in un paese che è molto piccolo, ha 2000 anime, proprio piccolissimo, si chiama Melpignano. Viene spesso all'onore della cronaca perché il Partito Democratico l'avrebbe reso di riposo. Non è vero, pensate che la differenziata passa ogni 15 giorni, per cui poi c'è la zona industriale piena di rifiuti che però nessuno fa vedere, perché di questo poi si sta parlando, di fumo negli occhi. Ma andiamo avanti. In un paese così piccolo in cui un consigliere comunale, io non lo so se accade anche qui, ma in molti paesi sicuramente accadrà anche qui, in cui il consigliere comunale di fatto non prende, non percepisce neanche uno stipendio, però sono disposti a tutto. Manifesti, porta a porta, ricariche telefoniche, busta della spesa, volantini, saltini, fanno degli investimenti davvero di migliaia di euro, ma vi siete mai chiesti il perché? La ragione qual è? Il bene comune? O magari avere le mani in pasta a dare a incarichi, appalti, quindi è il potere.
E il potere più che altro che avvince queste persone più che è il perseguimento di un bene comune. Il Movimento 5 Stelle rimane sempre molto fuori da questo. E l'unica ragione per cui potrà essere rieletto o potrà poi tornare a testa alta nella sua società è solo se avrà fatto un buon lavoro, perché tutto questo non lo farà mai. Perché quando va a perseguire uno scopo lo fa cercando di trovare il benessere in maniera più diffusa possibile. Ecco perché se è andata a leggere la nostra proposta di legge del reddito di cittadinanza, di fatto quello che è garantito è un criterio assolutamente oggettivo. Non ci sarà nessuna commissione che andrà a decidere se tu lo puoi prendere o tu non lo puoi prendere. Nessun sindaco che potrà dire, sai, io ti posso aiutare in questo, ti posso aiutare in quello. Ma ci sono dei criteri oggettivi. Tu percepisci un tale reddito, hai tanti figli, hai questo e quest'altro, e allora hai diritto a un tot, al di là di quello che vai a votare. Perché questa è la questione più importante. Guardate che molti dei sostegni del welfare, proprio a livello locale, passano sempre dal sindaco, guarda caso, e riescono a dare ad alcune persone sì e ad alcune persone no, a secondo poi se c'è in cambio la croce sul proprio simbolo sì o no. Basta però con questa storia, io mi sono davvero stufata. Mi sono stufata perché quello che io poi vedo e trovo, soprattutto al sud, sono dei territori estremamente poveri e ulteriormente impoveriti da questo governo. Questo governo che non fa altro che impoverire il sud, togliendo quelli che sono dei fondi che erano appannaggio di zone svantaggiate come lo siamo noi. Guardate, ad esempio, si parla di Jobs Act. Ora io non voglio andare a fondo a tutta la questione dell'articolo 18, al fatto che proprio l'altro giorno l'INPS ha sentenziato che ci sono quasi il 30% in più di licenziamenti in quelle aziende che hanno più di 15 dipendenti. Ma andiamo al merito dei soldi. E andiamo al fatto che c'è stata fino a due anni fa una decontribuzione molto ma molto generosa. La decontribuzione che significa? Che significa? Cioè le aziende che assumevano dei disoccupati potevano avere uno sgravio contributivo sia in Inps, ma lo potevano avere anche per convertire vecchi contratti e quindi fare delle trasformazioni. Questo giochetto di Renzi, che è stato un vantaggio soprattutto per le grandi imprese che impiegavano tra loro molti a tempo determinato o magari con i voucher, poi si hanno trasformato i contratti avendo queste decontribuzioni per 8.000 euro l'anno per ogni assunto. Signori, però c'è un fatto, questa decontribuzione che è stata utilizzata, come dice anche l'Istat, più che altro nelle zone del nord e che è costata quasi 20 miliardi a tutta Italia, è a carico della fiscalità generale, sia di chi ha preso il lavoro, di chi lo ha perso, di chi non l'ha proprio avuto, ma viene fatto soprattutto alle spalle del sud, perché a fronte di questo è stata abrogata una legge che vigeva dal 1990 e che era quindi strutturale, era la numero 407. Che cosa consentiva questa legge? Una decontribuzione per gli oneri sia INPS che INAIL per tutte le imprese artigiane per il 100%, per tutte le imprese del sud per il 100%, quelle del nord al 50%. Allora questa era una legge che, come si dice, era politica invariata, cioè c'era sempre il bilancio, non bisognava lì andare a rinegoziarla ogni anno, e quello è stato lo scippo fatto nel pieno silenzio degli amministratori locali, perché non c'è stato un presidente di regione che era al sud che abbia detto ma che cosa state facendo, che noi con la 407 del 1990 campiamo disoccupati e aiutiamo le nostre piccole imprese. Non c'è stato uno, io li ho sollecitati tutti e sono tutti del Partito Democratico, perché poi lasciano libere le mani a un governo centrale a dare mancetto, a tirare fuori 20 miliardi per le banche, e intanto il Sud che deve fare? Deve stare in agonia. In agonia perché deve rimanere un bacino elettorale con il cappello in mano, però non libero, non responsabile, non lo può essere, perché deve prima pensare ad unire il pranzo con la cena e a mantenere la famiglia. E purtroppo, nonostante la rabbia, è costretto magari di nuovo a votare i soldi,
6 su 10, quindi noi, siamo a rischio di ferite solo per le cure. Di ferite 6 su 10. Abbiamo le scuole che cadono in testa ai ragazzi, i ponti che non ne parliamo. Abbiamo una rete ferroviaria al sud, soprattutto, tenete presente che qualche investimento al nord si è fatto. E io non riesco a capire perché la mia collega milanese, per percorrere lo stesso tratto da Roma a Milano, ci impiega 2 ore e 50 minuti, io devo fare gli stessi chilometri da Roma a Lecce, ci devo impiegare 5 ore e 26 minuti, va bene, e pago lo stesso biglietto su momento, ma vi rendete conto, mi sembra giusto? Ma io voglio sapere dove sono i nostri amministratori. Quando vanno a sedersi a questi benedetti tavoli, cosa dicono o cosa chiedono? Chiedono per loro nuovi incarichi oppure chiedono per il benessere dei nostri cittadini? E allora quando si sta preparando una legge che finalmente pone fine e fa chiudere le partecipate e si fanno 100 passi indietro, perché adesso sono stati fatti 100 passi indietro e la maggioranza delle partecipate non verrà chiusa, verranno tenute ancora aperte quelle partecipate in perdita, allora io mi chiedo, sarà che i nostri sindaci, i nostri presidenti di regione vanno lì a chiedere che quelle partecipate rimangano in perdita per dare l'ennesimo posticino di lavoro di 2-3 mesi per recuperare di nuovo qualche voto? Intanto però quel posto di lavoro a tempo determinato, a tizio o taglio, lo paghiamo tutti noi. Ci offrono, di fatto lo paghiamo con le nostre tasche noi, e adesso abbiamo la manovrina di 3 miliardi e 4 che ci stanno spacciando per una manovra per lo sviluppo. 3 miliardi e 400 milioni, signori, sono di nuove tasse e di nuovi tagli. E vi voglio ricordare, perché lo diciamo solo noi, che da quest'anno fino al 2020 sono partiti 20 miliardi di tagli alle regioni. E vi voglio ricordare che i bilanci delle regioni per l'80% sono costituiti da tutte le spese e costi alla sanità. Questo significa che in parte la Lorenzini che pensa ai topi di Roma ci hanno tagliato 18 miliardi alla sanità, e questa pensa alle chiacchiere quando non rappresenta assolutamente nessuno, che non riesce neanche a spiegare un consigliere comunale all'ultima elezione, ma chi rappresenta? Abbiamo trovato una feccia, un fango, per non usare altri termini, a Roma, forse unica al mondo, e si permettono di parlare dei topi di Roma e fino adesso se la sono mangiata in 20 anni, tutti, destra e sinistra, con 20 miliardi di debito, che a Roma non li pagano solo i romani, non li pagano solo i romani, li paghiamo tutti, e si sono fatti tondi tondi, i vari Veltroni, i vari Alemanno, tutti quanti ci sono in mezzo. Altro che parlo della nostra amministrazione, io so che quando giro per Roma ci dico di continuare così, io so che quando si muove il nostro sindaco di Pomezia purtroppo viene minacciato, gli hanno fatto anche un attentato, io so che in tutte le amministrazioni dove governa il Movimento 5 Stelle si inizia a non rubare e quindi si inizia a fare qualcosa veramente per i cittadini, si inizia a non fare le cose da dentro e non da fuori, a non dare gli incarichi a questi professori già che cavate non coprono nulla e che hanno fallito sempre, perché hanno fallito sempre, perché quello che noi abbiamo è un parente macello. Ma voi vi siete chiesti mai? Perché quando alcune volte ci danno dei dati in televisione è bene fare dei legami. Io mi rendo conto che quando uno ha tanto altro da fare magari non ci pensa. Però quando ci dicono che il totale, lo chiamano il total tax rate, quanto pagano le nostre aziende di tasse è del 64,8%, e che, come dice la Corte dei Conti, è di 25 punti rispetto alla media europea, quindi competitività come possiamo noi averla? Ma allora io mi chiedo, ma se noi paghiamo tutti questi soldi di tasse, se abbiamo servizi da fare schifo, che siamo costretti poi a ripagarli, perché paghiamo le tasse e poi ce ne va a pagare il medico privato, l'istruzione privata, se non vogliamo rimanere
facciamo la lotta tra poveri, perché molti sento dire sì, però almeno quelli il posto di lavoro ce l'hanno. Sì, attenzione, perché quando le multinazionali si siedono al tavolo con il governo che vogliono mandare via altra gente o non vogliono rinnovare i contratti di lavoro, sapete cosa dicono? Bello, tu governo, tu in nome e per conto dello Stato italiano sei il primo a rinnovare il contratto ai tuoi dipendenti. Se tu a non onorare il contratto con i tuoi dipendenti, perché lo dovrei fare io? Quindi i diritti si abbassano per tutti e solo sono negli occhi che ci costano quelli 80 euro, 10 miliardi ogni anno. E quando parlano, sì, però l'anno scorso sono riusciti a sterilizzarle le cosiddette clausole di salvaguardia, cioè quell'aumento dell'IVA. Ma sterilizzare a me fa pensare a qualcosa che si congela, si ferma lì. Non è così. L'anno scorso valevano 19 miliardi, quest'anno ne valgono 23. La polpetta avvelenata diventa sempre più grossa, la stanno lasciando in eredità al governo che verrà. Questo stanno facendo, attenzione. Intanto ora con la monovrina a cui hanno dovuto cedere, hanno dovuto cedere per 3 miliardi e 4, comporta l'aumento dell'IVA di 1,5%. Di quale IVA? Di quella del 10%. Quella del 10% è la carne. Sono gente di prima necessità, signore, al 10%, quando si va a fare la spesa. Cioè le mancette di Renzi date anche alle banche a Marchionne, le andranno a pagare le povere famiglie con la spesa, anche chi prende 500-600 euro al mese. È una vergogna e a questo noi dobbiamo ribellarci, dando le più di voti, la spesa più piccola, la spesa più grande. Questo dovete fare, perché altrimenti veramente io non so se avrete il coraggio di guardarvi in faccia e di lamentarvi ancora. Perché queste cose ormai ve le diciamo e avete tutte le possibilità di andarvele a ricercare, a studiare, a vedere se è vero o no. Perché l'aumento dell'IVA l'ha voluto Renzi? Perché il 10% ve l'ho detto, a che cosa fa? A cosa serve? E su chi ricade? Ricade su tutti. Non possiamo più accettarlo questo. Così come non possiamo più accettare un paese che non guarda al futuro. Perché non si può avere un paese che non fa investimenti, non solo di quelli di cui abbiamo parlato, ma anche in istruzione e in ricerca e in tecnologia, perché il resto del mondo e soprattutto il resto dell'Europa con cui noi dobbiamo confrontarci sta molto più avanti di noi già. Noi siamo ormai il fanalino di coda, abbiamo già subito tutto, gli smartphone, le applicazioni, perché non le abbiamo fatte noi? Siamo stati colonizzati dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, che hanno fatto ricerca e hanno dato soldi, ricerca e investimenti a questi nuovi giovani che hanno inventato queste cose. Non ci deve far paura la tecnologia, ci aiuta, lavora accanto a noi, ma noi dobbiamo contemporaneamente sviluppare quell'altra parte di lavoro che rimarrà appannaggio dell'essere umano, quella creativa, quella manuale. Eppure guardate, cioè basta guardarsi qualche studio, no? Perché noi ci fanno vedere che i settori portanti sono magari fossili, quando invece ci sono persino commissari europei che si occupano di energia, che ci dicono: signori, l'Europa potrebbe essere anche finalmente libera, autonoma, autosufficiente, ma solo se sfruttasse le rinnovabili, perché non c'è paese al mondo che ci possa dare gas o petrolio che sia geopoliticamente stabile. In quei paesi comunque ci sono delle situazioni difficili, complesse, che possono comunque influenzare anche il costo, che sia del petrolio o del gas. Allora noi abbiamo costituito una certa serenità politica, almeno da questo punto di vista, allora sfruttiamola, rendiamoci anche qui energicamente liberi. Perché lo possiamo fare, perché la questione di economia e tutto quello che noi investiamo acquistando e importando i fossili dovrebbe essere dirottato verso i nuovi lavori. C'è uno studio di Union Camere, ad esempio, si intitola, se lo volete guardare, è molto bello, Io sono cultura. Ci dà un dato che, secondo la mia commissione, secondo il mio lavoro, è tra i più importanti, e cioè l'industria culturale ha più addetti rispetto all'industria delle costruzioni, della metalmeccanica, della siderurgia,
e che comunque tutti i nostri fattori culturali non sono sfruttati appieno, quindi è un mondo tutto in esplorazione ancora, che ci può dare ancora molta crescita. Così come ad esempio il turismo ha un valore aggiunto del 10%, impiega circa 1,5 milioni di persone. Signori, il 10% l'industria delle costruzioni, che pure è un settore trainante della nostra economia, non ci arriva, è di più il turismo. Eppure ci sono delle zone che ancora non vengono sfruttate a dovere, non vengono visitate, pubblicizzate a dovere. Perché non andiamo, aiutandoci anche con la tecnologia, ad implementare questo per essere ancora più ricchi, come fanno nel resto d'Europa? Cioè, signori, ci sono delle zone in Europa che per un delitto così costruiscono intorno, cioè, veramente centri culturali mega che attraggono tantissimi investimenti. Ma perché noi non riusciamo a farlo? Perché? Perché poi noi ce le dimentichiamo, no, alcune volte queste cose, però ricordiamoci, noi avevamo il ministro Pini che con il compagno si scambiava le telefonate per a quanto riguarda il petrolio, noi abbiamo un gasdotto, c'è nel Salento che lo vogliono fare, che però risale comunque all'amicizia con D'Alema e con De Santis, che è il braccio finanziario di D'Alema, quindi quale rottamazione c'è stata? Poi vabbè, qui da voi con Crocetta immagino che rottamazione proprio non abbia neanche sperato, c'è Cuffaro che sta un giorno sì e un giorno no al Senato, io mi chiedo, questo c'è una galera per venire un'altra galera? Sicuramente perché qua trova gli altri suoi compagni, che è una cosa veramente che fai non ridire. Poi se vieni tu, mi chiedono la giacca, la cravatta, mi chiedono di chiedere prima, giorni prima, di farlo accedere, i documenti, i controdocumenti, e poi Cuffaro entra e esce. Ma stiamo scherzando, signori? Investimento.
E per farlo bisogna avere le mani libere. Non bisogna avere le agganci con Marchionne, con i petrolieri, o essere manovrati dai chissà, adesso non lo voglio dire. Signori, bisogna essere liberi, e noi lo siamo, lo siamo solo noi. Solo il Movimento 5 Stelle. Grazie. Vuole chiedere qualcosa a loro, vuole chiedere qualcosa a me, se no chi vuole partecipare, giorno abbiamo altri due appuntamenti e poi dopo il 12 cominciamo con la campagna elettorale. Il 5 ci troviamo a Piazza Isetra con sempre Stefano Maria e Stefano Vignaroli della Commissione parlamentare dei rifiuti. Poi il 7 siamo qua e c'è Nunzia Catalfo alle 18 che parleremo del reddito di cittadinanza. Quindi ci stanno questi due eventi, giorno 5 alle 18 in Piazza Isetra e domenica giorno 7 qui per il reddito di cittadinanza. Grazie di essere qua alle 20, giorno 5 alle 20. Grazie di essere qua, di averci ascoltato, ci vediamo alla prossima.